2021 continua. Ci troviamo allo stand della Rational, un produttore di attrezzature tedesco ben presente qui in Italia che copre tutte e 20 le regioni. Siamo in compagnia dell'amministratore delegato dell'azienda, Enrico Ferri. Enrico, benvenuto. Grazie mille, grazie di questa opportunità. È una opportunità unica, visto che ci troviamo a 20 mesi dall'ultima fiera. È la fiera della ripartenza, stiamo notando nei corridoi tantissimi visitatori, stiamo notando tantissimo entusiasmo, iniezioni di ottimismo e possiamo dire che l'Horeca sta trainando l'economia italiana. Assolutamente sì, finalmente possiamo dire, perché ormai dal passato 2020, che speriamo di dimenticare, abbiamo avuto un'ottima ripresa nel 2021, anche tutto quello che è stato, diciamo, rallentato nel 2020 oggi è ritornato, c'era molta confusione, quest'anno invece c'è un'idea ben precisa, molte nuove idee che sono state proposte e per noi una grandissima occasione per presentare finalmente un prodotto completamente innovativo che Rational ha presentato l'anno scorso in condizioni veramente molto difficili. E siamo contenti di vedere un po' tutti i nostri clienti, i nostri partner che finalmente a Milano riusciamo a vedere. Grandissima presenza, grandissima fiera, contentissimi di essere qua. Voglio interromperti per farci raccontare che cosa è accaduto negli ultimi 20 mesi in casa Rational. Non avete smesso di fare ricerca e sviluppo, anzi, al contrario, avete innovato, avete continuato a progettare e realizzare nuove attrezzature che sono, tra l'altro, proprio alle nostre spalle. Sì, infatti Rational ha presentato, doveva presentare fisicamente a Roma con un evento per tutti i nostri collaboratori in Italia, che purtroppo abbiamo dovuto rimandare, e abbiamo presentato i nostri due nuovi prodotti, l'iCombi Pro, che è il nostro forno combinato con l'intelligenza, una delle sue caratteristiche, con una particolare attenzione a quello che è l'ambito ambientale, quindi macchine che sono molto più efficienti, molto più veloci, semplici nell'utilizzo, ma soprattutto con una particolare attenzione a quello che è l'impatto ambientale. Una delle novità è l'introduzione, ad esempio, del lavaggio solido, ma con totale assenza nelle pastiglie di fosfati, quindi un'attenzione ancora in più, essendo azienda tedesca, sono molto attenti a quello che è l'ambiente. Insieme all'iCombi Pro abbiamo presentato anche l'iVario, che è stata l'evoluzione. Sono due macchinari che abbinati assieme. L'iVario è una macchina innovativa da un paio di anni in Italia, è una brasiera, cuocipasta, friggitrice, tutti e tre assieme, in abbinata con l'iCombi Pro fanno la cucina del futuro. Due macchine che vanno a coprire tranquillamente il 98% della produzione di una cucina professionale, in modo tale da riuscire a limitare i costi, limitare il discorso soprattutto degli spazi all'interno di una cucina, che permettono di lavorare in maniera più intelligente, più efficiente, più efficace all'interno di una cucina. Macchine belle, efficienti e che utilizzano, o meglio, per le quali è possibile utilizzare il beneficio del bonus attraverso la legge del 4.0. Allora, assolutamente sì, in realtà le nostre macchine sono sempre state 4.0, perché non è una novità. Oggi si parla molto di cloud, di connettività. Le nostre macchine sono sempre state diciamo predisposte a questa connettività, quindi ancora oggi, anche con le nuove linee, ce le abbiamo. La cosa che viene in qualche modo rimarcata, oltre alla 4.0, c'è tutta una questione dell'utilizzo del servizio di connettività per il post vendita sul servizio, dove abbiamo un'assistenza tecnica che in collegamento diretto con la macchina può intervenire in maniera preventiva, e tutto quello che è il supporto invece della macchina per l'operatore. Una delle novità, tra le altre cose, che è stata introdotta da poco, è la possibilità di avere proprio un libretto e sulle manutenzioni, dove viene tutto registrato all'interno della macchina, in modo tale che l'operatore tecnico, nel momento che va a intervenire, ha tutto schedato all'interno, come un normale tagliando, solo un po' più evoluto. È bello anche da sentire, perché appunto immaginare che ci siano degli chef e dei tecnici che accudiscono i clienti
risultati finali è certamente un segnale di grossa collaborazione con i ristoratori. Per tutti coloro che si trovano dall'altra parte, conoscono naturalmente il marchio Rational in quanto tra i più diffusi nelle cucine professionali italiane, ma che desiderano entrare in contatto con voi o magari con un vostro distributore barra concessionario, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere? Allora, si può trovare tranquillamente sul sito della Rational e si entrerà nel www.rational.com, quindi tranquillamente lo si può trovare e lì all'interno basta cliccare i vari settori legati a quello che potrebbe essere l'assistenza tecnica piuttosto che alla rete commerciale. In più la cosa bella è che abbiamo più di 20 colleghi responsabili di area che sono chef, sono cuochi e quindi parlano, diciamo, la lingua dei cuochi, noi siamo un'azienda di cuochi, i quali potranno supportare il cliente finale insieme ai nostri distributori sul territorio. Bene, grazie per il contributo. Parleremo ancora di Rational su orecanews.it naturalmente, ma anche su Il Fuori Casa, la nostra rivista di approfondimento dedicata all'oreca e al food service. Enrico, grazie. Grazie a voi. Grazie.